Bentornati su American Coffee Travel. Dopo due settimane che sono stata malata, non avevo la voce, come sentite non ce l'ho ancora. Beh, in queste due settimane è successo un po' di tutto durante la mia malattia. Vi faccio pochissimi video di recente, appunto perché sono impegnatissima e malata. So, oggi sono un po' in anticipo al lavoro, quindi ho qualche minuto per farvi questo video in macchina prima di andare al mio secondo lavoro. Allora, ciance, questo video è un video di novità e notizie. So, la prima novità è che pochi giorni fa ho ricevuto il mio visto per l'Australia. Questo non è un visto permanente, è un visto temporaneo che mi appunto porterà ad avere appunto il visto permanente in Australia. Ci vogliono 2 anni dopo che ricevo questo visto che ho ricevuto questa settimana per appunto poter ricevere il visto permanente, e dopo 4 anni posso fare richiedere la cittadinanza se voglio. Ma iniziamo col fatto che ho il visto permanente in Australia, quindi posso lavorare tranquillamente a tempo pieno. E cosa è successo? Visto che ho ricevuto il visto permanente, adesso posso viaggiare, perché col visto che avevo prima non potevo lasciare il paese, quindi sono stata in questo limbo appunto per un bel po' di mesi, perché ho iniziato il mio visto, tutte le procedure ad agosto, e ho ricevuto il visto adesso ad aprile, e per tutti questi mesi non potevo lasciare il paese. Quindi niente, sono contentissima perché col nuovo visto posso viaggiare, e quindi verso agosto-settembre ho già iniziato a guardare i voli e tornerò in Giappone per 90 giorni, 3 mesi, woohoo! So, quindi passerò 3 mesi in Giappone, e questa volta sarà la mia prima volta che comprerò il Japan Rail Pass, quindi prenderò il pass per utilizzare i treni e gli Shinkansen in Giappone, e questo succederà prima che il prezzo del pass aumenti. Non so se avete visto le notizie, ma il prezzo del Japan Rail Pass aumenterà di tantissimo questo autunno, quindi è una cosa che farò prima che il prezzo aumenti, e questa sarà la mia ultima possibilità di utilizzare questo pass, che già costava tantissimo per me, e quindi per questo non l'avevo mai fatto. Ma questa volta ho salvato tantissimi soldi per questi 90 giorni, e ho in progetto di andare dal sud, quindi di andare fino a Kagoshima, fino al punto più a nord, appunto in Hokkaido, utilizzando questo pass, e quindi sono emozionatissima di questo progetto. Detto questo, lo sentite l'aereo? Sono vicino all'aeroporto. Adesso che l'aereo è passato, so, altra novità è il viaggio che ho in progetto, ragazzi. Appunto partirò il 24 di maggio. Non ho ancora ben deciso dove andrò, perché abbiamo un po' di miscomunicazione tra me e il mio partner. Vogliamo fare cose molto molto diverse, ma andremo per un road trip, o andrò da sola per un road trip, non sappiamo ancora cosa succederà, e sarà dal 24 fino al 4, dal 24 di maggio fino al 4 di giugno, quindi saranno all'incirca una decina di giorni di road trip. Questo è il periodo dove ho preso appunto le vacanze, e da tutti e due i miei lavori, vacanze, l'ultima. Sto lavorando ininterrottamente da dicembre, quindi questo sarà il mio periodo di vacanza, e sono emozionatissima. Farò di nuovo un road trip con la macchina qui in Australia. Io voglio andare nel deserto e il mio partner vuole andare un po' in zone diverse, ma vediamo cosa succederà, e appunto andremo in macchina. Probabilmente non campeggerò tutto il viaggio, perché oggi vedete una bella giornata di sole, ma qui è inverno, sta diventando inverno e fa molto molto freddo la notte. Ieri c'erano 8 gradi. Diventa buio molto presto, adesso per le 6:30 è già completamente buio, la temperatura cade a picco, e Victoria, lo stato dove vivo io, ragazzi, non è caldo, ok? Voi pensate, oh, l'Australia è calda. L'Australia non è calda, dove vivo io, la Tasmania sono molto fredde, ma anche se andate nel deserto la temperatura la notte scende tantissimo, quindi fa molto molto freddo durante l'inverno. Queste sono le
le mie novità, quindi ci sarà un viaggio a maggio, ci sarà un viaggio di 3 mesi appunto verso la fine del mio inverno che sarà la vostra estate, quindi agosto e settembre, e sono contentissima di questa notizia che appunto è successo un po' di tutto e che andrò appunto in Giappone. Probabilmente viaggerò anche magari in qualche altra zona dell'Asia mentre vado verso il Giappone per qualche giorno, o sto guardando maybe andare in Vietnam o Corea. Vediamo cosa succederà in base ai voli che costano meno, e fortunatamente qui ci sono ancora voli low cost che vanno dall'Australia verso il Giappone, quindi non è costoso tanto quanto costa adesso dall'Italia appunto andare in Giappone. Fortunatamente riesco a farlo con abbastanza un budget ridotto. Alla prossima, caffè e cappuccini, ciao ciao!